Ci stiamo avvicinando alla solennità di Pentecoste e mai come quest'anno sentiamo di avere bisogno di invocare lo Spirito Santo, cioè abbiamo bisogno di ispirazioni. Nelle famiglie c'è bisogno di qualche ispirazione, non si sa come fare, come gestire i figli, come affrontare le difficoltà, come uscire da questa situazione. Servono delle idee, serve fantasia, serve coraggio. Ecco le ispirazioni di cui abbiamo bisogno nelle famiglie, ma anche nelle istituzioni, nelle amministrazioni comunali, nelle scuole. Dappertutto si sta cercando di capire ma cosa possiamo fare, come venire fuori da questo, come viverlo al meglio. Allora per questo motivo invochiamo lo Spirito Santo per le nostre famiglie, per le istituzioni, per il lavoro, per le aziende. Tutti hanno bisogno di capire come poter affrontare questo momento con delle idee buone, con coraggio, con fiducia. Lo Spirito Santo è la sorgente di tutte le ispirazioni. Le parrocchie delle comunità cristiane ai piedi della Bisalta ci invitano ogni sera a dedicare un momento per invocare lo Spirito Santo. E per aiutarci a fare questo ci verrà proposto ogni sera un piccolo filmato di pochi minuti con delle immagini e con un testo di preghiera che può scaldarci il cuore per far crescere anche di noi, dentro di noi, il desiderio di invocare questo spirito, queste ispirazioni che vengono da Dio e che ci possono aiutare in questo momento. E poi chi vorrà potrà anche venire per la celebrazione della messa ogni sera alle 20:30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, una messa introdotta anche dalla invocazione dello Spirito Santo. E allora venga lo Spirito Santo, ci dia tante buone ispirazioni per la vita personale, per le nostre famiglie, per le istituzioni, per le nostre imprese, per la nostra società. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Creatore. Vieni nostro consolatore.